Da Cantiano a Frontone, da Barbara a Sassoferrato, ci sono territori pesaresi e anconetani alluvionati che invocano urgentemente aiuti per ricostruire infrastrutture e ristori per ripristinare attività lavorative e produttive. Temi tanto complessi quanto impellenti che questa mattina sono finiti sul tavolo di un consiglio regionale monotematico sull'alluvione convocato dal presidente Acquaroli. Consiglieri che in queste 3 settimane post-alluvione hanno raccolto le proposte di un territorio che chiede risposte. Alcune può darle la Regione, altre la stessa Regione dovrà sollecitarle al nuovo governo nazionale in via di insediamento. Ci sono due questioni che bisogna affrontare con assoluta celerità, quindi la liquidità per le imprese e le famiglie che hanno perso tutto, ce ne sono purtroppo tantissime, e soprattutto per quei territori del nostro entroterra in cui le attività già fanno fatica abitualmente a sopravvivere, in questo momento potrebbe essere l'unica soluzione per proseguire con l'ampliamento di queste attività che sono anche un presidio sociale molto importante. L'altra questione riguarda le infrastrutture, tantissime sono state danneggiate, lesionate, alcuni nostri posti turistici importanti non sono più neanche raggiungibili, quindi assolutamente serve un intervento urgente da parte del governo. Già alcuni provvedimenti sono stati presi dalla Regione, in particolar modo verso dei finanziamenti agevolati nei confronti delle aziende che devono ripartire, ma tanto ancora deve essere fatto e la partita chiaramente sarà in mano al governo, al nuovo governo, perché qui servono risorse significative. Si parla addirittura di oltre 3 miliardi di euro che dovranno essere messi a disposizione per far fronte a questa emergenza. Per quanto riguarda gli aiuti immediati, quello che abbiamo potuto mettere in campo con i soldi della Protezione Civile sono i 5.000 euro per le famiglie e 20.000 euro per le imprese subito. E in seguito l'intervento dovrà tener conto del censimento dei danni, che è sempre molto complesso, e dell'impatto sull'economia del territorio. Una volta per tutte, non solo a parole, bisogna mettere mano a somme che ovviamente nei bilanci regionali come dello Stato, come dei comuni, incidono in maniera massacrante, perché significa in qualche modo rinunciare a tante altre scelte in termini di obiettivi, ma sono fondi necessari per mettere in sicurezza il nostro territorio, di farlo come si faceva in passato, oggi con gli strumenti adeguati per una pulizia costante dei fossi, canali, dei fiumi, dei terreni privati, della possibilità da parte degli enti pubblici di fare manutenzioni per quanto riguarda la regimazione delle acque, le modalità di costruzione, insomma un intervento generale che tutti conoscono bene ma che ancora non ha una concretizzazione, diciamo, su area vasta, su area regionale, che deve diventare sistema, cioè deve avvenire sempre. Per fare questo c'è necessità di costanti impiego di denaro pubblico che devono essere tolte a altre non più priorità ma obiettivi secondari, e questa scelta, che sarà dolorosa, è invece benefica per quanto riguarda la tutela del territorio e quindi delle comunità tutte che insistono nel nostro territorio, quello delle Marche. Noi abbiamo proposto una commissione speciale perché con questi eventi, che sono definiti millenari ma che si verificano nella Valle del Mise e del Nevola in 8 anni con la stessa intensità, va ripensato l'assetto complessivo del territorio e ripensare anche le modalità di intervento, i progetti da rimettere in campo e verificare tutte le operazioni, tenendo conto che sono episodi così devastanti che vanno contrastati con un'efficacia e con una determinazione diversa.